partiti a quei livelli così importanti, lo sanno gli allenatori, si è visto anche al Camp Nou la partita del Barça che l'ha battuto di 3-0. No, ma io penso che però aspetterei prima di dire questa su. Forse Benedetto serviva in queste due partite. Magari nel rodeo lì di Quito serviva più Benedetto che Icardi. Poi vedremo al mondiale, insomma. Ti dico la verità, Max, Higuain è sovrappeso, quello che volete, ma Higuain in confronto a Benedetto può avere anche 15 kg sovrappeso, è tre categorie superiori. Vabbè, vedremo, dai. Parliamo di calcio vero. Sì, però quella partita non lo so, vedremo. Io non credo che San Paolo sia scemo. A Quito c'è una cosa che non c'è, che non certo, ci sarà nel mondiale certo. di Russia. Che è che giochi a 2400 metri d'altezza, capito? Esattamente. E allora forse ha messo qualcuno che si adattava meglio allora, a quell'altezza. Allora, Fabio, puoi stare con noi altri 5 minuti? Certo. Va bene, allora andiamo un attimo nella pausa perché cominciamo ad affiancarti in questa tertulia, in questo salotto, anche altri nostri amici che insomma di Radio Barça Italia. Andiamo a sentirci adesso il Barça che vince a casa, a vittoria a casa dell'Alaves 2-0, un duello in pochi segna, sempre lui, il genio della lampara, il dios del football, Leo Messi. Satisfecho de los dos, te decía Ernesto Valverde, puede ser que por poco, porque al Barça le está costando todavía llegar a la portería de Pacheco, salvo en disparos desde la frontal del área, le faltan oportunidades al equipo del Chimurri. Llegó muy tarde Guacaso, pero muy tarde. Y es amarilla clara para Guacaso, para el futbolista del Deportivo Alavés, la jugada sobre Sergi Roberto, empate a cartulinas ya en el partido. Vamos a ver qué decisión toma Zubeldía el día, porque la semana pasada lo tuvo que quitar en la segunda parte porque estuvo al borde de la expulsión. Vio una amarilla en el primer tiempo, hizo varias faltas, estuvo muy cerca de la segunda amarilla y lo tuvo que acabar sustituyendo. La acción es muy dura. No entiendo por qué él hace esta falta aquí. Mejor estar de pie, dejar a Sergio Roberto hacia fuera de banda y ya está. Ahora, ¿qué haces? Y Ricardo, está bien Sergio Roberto, lo digo porque tanto por la reacción posterior como lo que desprenden las repeticiones, igual la entrada de Guacaso, además de brusca, puede comprometer el estado físico de Sergio Roberto. De momento, me pillan la otra banda, pero de momento he visto a Ricard Pruna, jefe de los servicios médicos del FC Barcelona, saltar rápidamente al terreno de juego, pero creo que ya se refresca Sergio Roberto y que es el golpe doloroso, evidentemente, en la entrada de Guacaso, pero sin ningún problema para que continúe, ahora con una leve cojera para empezar, pero sin problema para Sergi Roberto. Vamos a aprovechar para recordar que además de Silesen está Semedo, Denis Suárez, Mascherano, Paulinho, Paco Alcácer y Lucas Digne, y se ha quedado fuera André Gómez por una gastroenteritis. Ha entrado Lucas Digne de urgencia esta mañana en la convocatoria. Amenazando a pelota parada el Barcelona. 8 para llegar al descanso. Quiere el primero en este lanzamiento lateral el equipo de Valverde. La va a poner Messi. Buscando a los Rakitic, Busquets, Piqué y compañía. La pone Messi. Envío tenso al interior del área. Se pide penalti y lo indica el colegiado. Hay penalti, Ricardo. Hay penalti favorable al FC Barcelona. En el agarrón sobre Piqué. Lo ha visto claro del Cerro Grande, que además muestra cartulina amarilla. A Rodrigo Eli. Sí, es para Rodrigo Eli. Eso es lo que estaba intentando asegurar en ese instante. Pero la falta del defensor del conjunto alavesista, el agarrón sobre Gerard Piqué, lo vio claro desde el primer instante el colegiado del Cerro Grande. Ahí lo tenéis, Patrick Axel. No, no es penalti, yo creo. Porque él quería hacer un... ¿cómo se dice? Una chilena. Una chilena. Pero no salió. Hombre, la mano se la pone, ¿eh? Eli en... Hay un ligero agarrón. Lo que pasa es que no se pitan muchos así, pero ligero agarrón lo hay. Va Leo Messi por los 350 goles en Liga. Se prepara el 10 para ejecutar desde los 11 metros. Mano a mano con Pacheco. Autoriza del Cerro Grande. Le va a pegar Messi, que quiere el primero. Ahora sí, suena el silbato, allá va Messi, le pega a Messi, 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 Messi. ¡Ha sacado Pacheco! ¡Ha sacado Pacheco! ¡Espectacular la mano del guardameta del Deportivo Alavés! Palmeando hacia afuera el lanzamiento de Messi para que se mantenga el 0-0 del tanteo. Un paradón impresionante de Pacheco, dificilísimo. Sí, ha sido muy fuerte en la esquina, la ha parado
Fantástico. Y mira Mendizorroza, o mejor dicho, escuchen Mendizorroza. Coreando el nombre de Pacheco, porque se ha celebrado como un gol. Bueno, es que prácticamente puede ser eso. De momento es evitar el tanto de Leo Messi. No llega el 350 para el futbolista argentino. Se mantiene el 0-0 después de una parada espectacular de Pacheco, que ha hecho saltar al banquillo y otra vez se corea su nombre. Tremendo. Ahora sí, Messi también busca eso, ¿no? Que si él sale, eso obliga a alguno del Alavés a adelantar la línea, a salir a por él, y eso también provoca que haya más espacio entre esas dos líneas y lo aproveche un compañero como ahora de Deulofeu, ¿no? Pero no es lo mismo que si Deulofeu, con todo respeto, que Deulofeu reciba el balón entre líneas o Messi. No, evidentemente. La cambia toda Piqué, Jordi Alba. Buena combinación con Iniesta, pisa ya área, la pone Alba atrás, la alcanza Messi, ¡Messi! ¡No! Del Barça del 54, gol de Leo Messi. Combinación por el sector izquierdo entre Iniesta y Jordi Alba, pase atrás, clásico del lateral catalán. Para que... Eccoci che siamo tornati in diretta nell'ascoltare i gol del Barça a vittoria contro l'Alavés. Abbiamo un collegamento, Alberto, un collegamento al di là dell'oceano, al di là del mare. Abbiamo attraversato l'oceano Atlantico. Albert Parera Puig, come stai? Ciao Playboy. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Ciao. Ciao, come siete, amici italiani? Bene, bene, siamo bene. Tu come stai lì in North Carolina, negli Stati Uniti d'America, United States of America? Bene, sono benissimo qui, lavorando 5 mesi. Ma più che lavorare, non lavoro tanto veramente, perché è come una, no, è così, è come, certo, una formazione, quindi sì, ho fatto qualcuna cosa, ma... Pronto? Che è successo? È risparito. Albert? Mo mi stai richiamando con WhatsApp, ma lui non deve chiamarci con WhatsApp. Vabbè, allora, aspetta che lo richiamiamo. Approfittiamo per dare una notizia, sta giocando... Sì. Español e Levante. Oh. Lo stiamo richiamando, 50, Albert, 50 minuti. Vuol dire stanno già al secondo. Eccoti, tempo. Eccoti, è caduta la linea. Sono qui problemi di connessione, di collegamento, siamo tanto lontano che forse è questo. Vabbè, però vedi, una soluzione la troviamo. Senti Albert, con Fabio stavamo parlando del Leo che si è caricato sulle spalle non solo l'Argentina in questa partita per portare ai mondiali, ma si è caricato sulle spalle il Barça. Ma secondo te è la miglior versione del Leo di questi ultimi anni? Sicuramente sì. Forse è il Leo più leader che mai, perché adesso si trova in un momento, sicuramente nel Barcellona in avanti è solo lui, perché Neymar è uscito e dopo Suarez non sta nel suo meglio momento, ancora non sta, quindi sta da solo là in Argentina, sta da solo avanti, in diretto e in tutto il campo, perché con l'Argentina deve fare tutto. È una vergogna quello degli giornalisti di argentini, perché io qui in America posso vedere tutte le partite, le sto vedendo tutte, e con l'Argentina è incredibile, deve fare tutto, e con il Barcellona anche sì, quindi Leo sta in un grande momento, sta nel migliore momento, senza dubbio. Senti, voglio dire una cosa, Alberto. No, volevo continuare la notizia. Questa è Spagnol Levante. Ah, ecco, già ci guardi. 55 minuti 0-0. Vabbè, speriamo che perde l'Espagnol. Perico, dimmi sempre, che lo se siente a tenere tu casa a Cornellà. Allora, partiamo. Fabio, senti, mi dici quello che pensi del. Come si chiama? Della novella Brutal? Com'è? Brutiful. Di Brutiful, cioè della famiglia Neymar. Che pensi, Fabio Cecchini? Di Brutiful. Ma io penso che allora, prima cosa, penso che abbia fatto solo il bene del Barça andarsene, perché è il bene di Leo Messi,
prima cosa, se la vediamo sul piano calcistico, non lo sto rimpiangendo, ero molto dispiaciuto perché se n'era andato e pensavo che mi mancasse, e invece non mi sta mancando per niente, e questo è un grandissimo dato di fatto e che fa bene a noi tifosi culé. E sul discorso della famiglia, la famiglia sappiamo bene che non per difendere la giunta, ma sai benissimo che io la odio da ormai troppo tempo, ma non per difenderla, ma suo padre è stato anche l'artefice di Rosella in carcere quasi, cioè diciamo che i soldi che sono stati dati, non dichiarati, per l'acquisto di Neymar l'ha preso suo padre, perché suo padre è un favelano, un favelano. Un padre mescicante del mondo nato senza soldi e che sta sfruttando al meglio delle sue possibilità nei modi più terribili, ma certo, squallidi, la figura di suo figlio per arricchirsi, e Neymar, figlio suo, non poteva essere che uguale. L'ultima è stata l'ultima cosa che è stata eclatante di Neymar, che ha chiesto alla UEFA di eliminare il Barcellona dal PSG, penso che si sia toccato il fondo, ma soprattutto abbia mancato di rispetto non solo alla società, che la società sappiamo benissimo che Neymar è contro la società, ma come anche tantissimi giocatori sono contro la società che abbiamo nell'attuale nostra rosa, ma soprattutto secondo me ha mancato di rispetto ai suoi ex compagni e soprattutto a noi tifosi, che lo abbiamo sempre l'abbiamo adottato da ragazzino con tutto l'amore che potevamo dargli, perché non aveva ancora dimostrato niente a Barcellona e già cantavamo il suo nome sugli spalti. Quindi secondo me è stato veramente squallido il suo comportamento dall'inizio a ora che è al PSG, e continua a essere squallido. Quindi la verità è questa. Inoltre una cosa che diciamo che si può qualificare come l'eccezione che conferma la regola, che un argentino e un uruguayano gli hanno dato tutto l'appoggio, tutta la sua amicizia a Neymar, sì, quando nel 99% dei casi, tanti gli argentini come gli uruguayani hanno dovuto discutere, litigare con i brasiliani per l'atteggiamento che hanno, no? E qui è stato tutto il contrario, sempre tanto Suarez come Messi lo hanno appoggiato in tutto. Senti Albert, che idea si è fatto invece di tutta la vicenda Neymar? Tu lo stai rimpiangendo oppure bene che sia andato? Ma io, questo che ha detto Fabio, da gli ha mancato il rispetto a suoi ex compagni, non credo che sia stato così, perché se no dobbiamo guardare le fotografie che si hanno fatto tutte insieme, certo, un mese fa. Quindi a suoi ex compagni no, ai soci sicuramente sì, ai soci sicuramente sì, però Neymar, credo che Neymar tutti sapevamo da prima che non è un Xavi, non è un Iniesta, non è un giocatore che ha cresciuto qui nel Barcellona, né. È un giocatore che guarda che cerca i soldi. Quando è venuto qui a Barcellona aveva fatto la revisione medica con il Real Madrid, credo che, quindi è venuto qui per soldi anche, allora si va via per soldi, è un giocatore che si muove per soldi, è questo che parliamo tanto, in la famiglia Neymar, il mondo Neymar, vabbè, ma però Neymar ha 25 anni, quindi Neymar ha decidere da solo, non devi aspettare l'opinione del suo padre. Quindi Neymar ha voluto andare via, ok, vabbè, 222 milioni e ciao, no, non credo che dobbiamo pensare a Neymar, perché io non ricordo 5 grandissime partite negli ultimi 2-3 anni, forse 1, 2, 3, ma 5-10 partite non le ricordo, quindi va via, ciao, vuoi essere il meglio giocatore nel PSG, forse là sì, tutte le palle si danno per lui,
saranno per lui, però è il PSG e non il Barcellona.